Siamo qui con Anna Palermo Rossetti, responsabile appunto del centro per disabili inaugurato oggi. Cosa ci può dire? Allora, vi posso dire che siamo felicissimi di questa sede attesa da tanto tempo. Noi siamo stati diversi anni, il centro è aperto da 11 anni, siamo stati diversi anni a Collemarino, poi siamo stati in una parentesi un po' troppo lunga in un'ala della Fondazione Samaritano in attesa del centro definitivo. E siamo felici un po' per come è ubicato il centro, quindi sicuramente in un tessuto urbano più centrale che ci permetterà stimoli per i progetti con i ragazzi veramente interessanti e per gli spazi adeguati, perché noi abbiamo 16 ragazzi disabili, due ragazzi in carrozzina, e effettivamente avere degli spazi adeguati è fondamentale per fare i laboratori. Noi lavoriamo per piccoli gruppi, così finalmente potremo insomma destinare a ogni gruppo il suo spazio. Come si articolerà la giornata appunto di questi ragazzi? Allora, la giornata è articolata dalle 9 alle 16, dal lunedì al venerdì, ma gestiamo anche il trasporto in andata e ritorno, quindi fondamentalmente dalle 7 alle 18 il servizio è aperto e loro fanno un primo momento d'accoglienza, poi i laboratori divisi in due parti, separati da un momento di merenda mattutina e di piccola pausa, e poi successivamente c'è il pranzo e tutto quello che prevede l'igiene e l'autonomia personale dell'ospite, e poi c'è un momento di pausa in cui gli ospiti si organizzano abbastanza autonomamente, per cui i ragazzi fanno o lettura di giornale o giocano alla Wii o semplicemente si rilassano all'aperto. Poi successivamente c'è un'altra ora di laboratorio che di solito viene fatto tutti insieme, quindi con setting particolari, perché o fanno il laboratorio con medi, gruppo discussione su progetti specifici, oppure piccoli laboratori di cineforum, anche assemblaggio, perché noi collaboriamo con una ditta esterna, quindi siamo sempre stati ben integrati sul territorio, ci ripromettiamo di poter integrarci anche nel territorio.